Amici, per Biella, città europea dello sport, con Anna Miglietti, responsabile dell'attività della ginnastica della società ginnastica La Marmora. Siamo all'esterno del palazzetto di Via Paietto, un palazzetto con quante atlete, Anna? 250 atlete selezionate attraverso i campionati regionali, che provengono naturalmente da tutta Italia, isole comprese. Sì, e poi uno slogan, isole comprese, che a Biella funziona. Dicevamo, campionato nazionale categoria allieve, tre fascia di età sostanzialmente, divise in tre giorni. Quattro fasce d'età, dagli 8 fino ai 12 anni, e quindi la prima fascia naturalmente sono proprio le neofite, le giovanissime, fino alle più grandi, che sono quelle di quarta fascia che hanno gareggiato ieri sera. E tra queste 250 ginnaste, tre sono nostre, della La Marmora. Quindi con orgoglio, che risultati hanno avuto? Possiamo anche dire i nomi. Sì. Allora, la più piccola è la Boggio Ramazio Arianna, che è arrivata su 90 ginnaste della sua categoria, è arrivata a 75esima, ma per noi va bene perché l'importante è essere ammessa a questa gara. Boggia Sofia ha fatto un garone e nella seconda fascia su 60 ginnaste è arrivata nona, quindi per noi questo è un grandissimo risultato, la migliore ginnasta del Piemonte. E infine abbiamo la Ogliaro Vittoria, che nella quarta fascia delle più grandi, e lì il numero è ridotto perché è molto difficile arrivare a quel livello, e lei è arrivata 21esima. Bene, quindi anche dei risultati biellesamente parlando interessanti, ma è stata soprattutto un'organizzazione molto complessa, credo anche una grande soddisfazione per la Marmora. Sì, una grande soddisfazione, un grandissimo impegno, non solo mio e dei miei dirigenti, degli altri dirigenti, ma di tutti i ragazzi della sezione ginnastica e con l'aiuto anche della sezione danza, in particolare i ragazzi, che potrebbero essere meno interessati perché non è la loro specialità, ma stanno lavorando, perché abbiamo uno staff adesso che gira sui 30 persone in campo, perché c'è un aiuto immenso da dare alla giuria e alla segreteria. Alla La Marmora, chi volesse far avvicinare i propri figli dei nostri telespettatori o web spettatori, come si può fare? Allora, basta venire al Pala Ginnastica La Marmora, che diciamo vicino alla stazione ferroviaria San Paolo, in fondo a via Piave, vicino alla Protezione Civile. La via si chiamerebbe Corso Guido Alberto Rivetti, ma diciamo via Piave, vicino alla Protezione Civile si trova. È un palazzone enorme con scritto Pala Ginnastica, non si può sbagliare. Sì, vicino alla stazione, insomma. Certo. Sostanzialmente, quale attività voi svolgete al Pala La Marmora? Allora, noi a partire dai 3 anni facciamo un'attività di base di ginnastica, poi facciamo la ginnastica artistica, agonistica e promozionale, ginnastica ritmica, poi facciamo anche la danza con tutte le sfaccettature della danza e anche il pattinaggio. Ecco, chiaramente il pattinaggio a rotelle non lo possiamo fare al palazzetto, lo facciamo al palazzetto di Via Paietta oppure in altri campi all'esterno. Beh.